Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Da tantissimo tempo l'Italia è in prima linea contro la pena di morte. Già a metà del Settecento un intellettuale italiano, l'illuminista Cesare Beccaria, fu tra i primi a criticare la crudeltà e l'inutilità di questa punizione. E uno degli stati preunitari, il Granducato di Toscana, alla fine di quel secolo fu il primo stato al mondo ad abolirla. Un traguardo che fu esteso a tutto il Regno d'Italia dopo l'unità con il Codice Zanardelli circa un secolo dopo. Oggi questo impegno dell'Italia contro la pena di morte continua per convincere anche quegli altri paesi che ancora la applicano a sospenderne l'utilizzo. The General Assembly is now voting on draft resolution 9 entitled Moratorium on the Use of the Death Penalty. Will all delegations confirm that the votes are accurately reflected on the screen? The result of the vote is as follows: 100 in favor, 123 against, 38 abstentions, 24. Draft resolution 9 is adopted. Quello che avete appena sentito è il momento esatto in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a dicembre scorso ha approvato con una maggioranza record l'ottava risoluzione biennale per chiedere appunto una moratoria universale della pena di morte. Un risultato che è arrivato anche grazie all'impegno dell'Italia e alla sua azione diplomatica per convincere i paesi a schierarsi. Questo è il tema di questa puntata di Voci della Farnesina, il podcast del Ministero degli Esteri realizzato in collaborazione con l'ANSA. Io sono Salvatore Lussu, giornalista dell'agenzia, e con noi il primo ospite di questa puntata è Gianluca Alberini, che qui alla Farnesina è direttore per le Nazioni Unite per i diritti umani. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo parlato di questa risoluzione che è stata approvata a dicembre e che è stata presentata per la prima volta nel 2007 dall'Italia. Da allora il sostegno per questa iniziativa è cresciuto di volta in volta e ha raggiunto, appunto, lo dicevamo, un sostegno record in quest'ultima votazione. Questo successo come è stato possibile e questi numeri segnalano un cambio di mentalità, secondo lei? Sicuramente i numeri segnalano un cambiamento in meglio, un processo, come ricordava, iniziato nel 2007, fortemente voluto dall'Italia e dalla società civile italiana, ci ha portato, dopo una serie di risoluzioni che sono adesso biennali, a raggiungere il numero record di 123 stati che sostengono questa risoluzione per la moratoria universale sull'uso della pena di morte. È un numero record, un numero eccezionale, raggiunto malgrado le difficoltà di questi mesi, cioè la pandemia che colpisce a livello globale e che ha avuto dei riflessi anche sulla campagna che conduciamo come Italia nell'occasione. Sono passati alcuni paesi al voto favorevole, e questo sicuramente è un miglioramento. E un altro miglioramento che c'è stato è quello aver migliorato anche il testo, il contenuto della risoluzione. Normalmente quello che succede a livello internazionale, quando si vuole allargare il consenso, si annacqua. Invece noi siamo riusciti a mantenere, addirittura a migliorare il contenuto della risoluzione, prevedendo alcune garanzie per i detenuti condannati appunto alla pena di morte nei rapporti con i loro familiari. Ecco, ovviamente per raggiungere questo risultato c'è stato tutto un lavoro invisibile dietro le quinte che viene portato avanti qui al Ministero. E non solo, ci può raccontare qualcosa in più su questo, in che cosa consiste questo impegno? Allora, noi lavoriamo come Farnesina e dirigiamo l'intera macchina, l'intera rete delle ambasciate e delle rappresentanze italiane all'estero, e lavoriamo anche in stretto contatto con la società civile. Che cosa facciamo esattamente? Per sensibilizzare i vari stati mettiamo in azione le nostre ambasciate, diamo istruzioni, loro si rivolgono alle autorità locali e spiegano esattamente quali sono i contenuti della risoluzione, quali sono gli aspetti delicati,
non li abbiamo citati prima, ma ricordiamoli un momento, cioè la pena di morte è negazione della dignità umana, la pena di morte viene applicata in maniera discriminatoria, quindi colpisce diverse categorie in maniera diversa, e non ha un vero effetto deterrente nei confronti del crimine, e inoltre è per definizione irreversibile in caso di errori giudiziari. Quindi i nostri diplomatici, la nostra rete diplomatica si mette in azione e chiede ai governi che ancora mantengono la pena di morte di aderire alla moratoria e di votare a favore o almeno di astenersi. Lavoriamo anche con le organizzazioni internazionali, in primis con l'Unione Europea, con gli altri stati partner like-minded, come si dice in gergo tecnico, quindi che la pensano come noi, per espandere il sostegno, e lavoriamo per esempio tramite anche le nostre rappresentanze permanenti, cioè le ambasciate presso le organizzazioni internazionali, in particolare quella a New York presso le Nazioni Unite, per raccogliere il consenso, per effettuare anche, svolgere degli eventi, pubblicizzare le posizioni, ad esempio a margine dell'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il nostro Ministro degli Affari Esteri ha partecipato insieme al Segretario Generale delle Nazioni Unite a un evento che abbiamo organizzato noi per far conoscere gli effetti della pena di morte sulla dimensione di genere. Ecco, lei ha già citato in parte il lavoro che viene fatto alla rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite. E a riguardo abbiamo raggiunto a New York Simona Di Martino, che è consigliere d'ambasciata, e le abbiamo chiesto di raccontarci un po' più in dettaglio come si svolgono questi negoziati per convincere i paesi e che difficoltà si incontrano, e in particolare quali difficoltà aggiuntive ci sono state durante l'ultimo anno per colpa della pandemia, che ha ridotto la possibilità di parlarsi vis-à-vis. Grazie Salvatore Lussu e un saluto da New York a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dunque, sul negoziato, esiste una task force interregionale composta da 43 paesi con una presidenza che ruota ogni 2 anni, che negozia inizialmente al suo interno il progetto di risoluzione. Questo avviene di norma nei mesi che precedono l'avvio in ottobre della terza commissione dell'Assemblea Generale. Successivamente, una volta raggiunto l'accordo tra tutti i membri del gruppo su quello che in gergo onusiano si chiama zero draft, ossia la bozza iniziale, il testo viene presentato all'intera membership e si avvia il negoziato vero e proprio di terza commissione. L'Italia fa parte della task force tanto a titolo nazionale, insieme agli altri partner europei, quanto come Stato membro dell'Unione Europea, che è a sua volta un componente della task force. Il negoziato, sia all'interno della task force, sia con la membership, è condotto dall'Unione Europea, come ormai la norma dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ma in stretto coordinamento con l'Italia. E questo perché, in quanto promotori della prima risoluzione introdotta in Assemblea Generale nel 2007, siamo molto rispettati all'interno del gruppo e conserviamo una sorta di ruolo informale di primus inter pares su questo dossier. Naturalmente, con la pandemia abbiamo risentito di un certo ritardo, lo zero draft è stato licenziato a ridosso dell'avvio del negoziato vero e proprio, e questo ha abbreviato di molto i tempi per l'outreach. Inoltre, quelle che in condizioni normali sarebbero lunghe giornate trascorse nelle stanze delle Nazioni Unite a discutere il testo, si sono trasformate nell'autunno del 2020 in altrettanto lunghe giornate di negoziato, ma su piattaforma digitale, con tutti i limiti che ciò comporta in termini di inasprimento del clima negoziale, che non ha potuto di tutti quegli strumenti paranegoziali che normalmente aiutano i diplomatici nell'affrontare le trattative. Penso ai dialoghi in corridoio, alle colazioni di lavoro con il collega di questo o quel paese per convincerlo ad abbracciare la nostra posizione. Però, nonostante questi limiti, siamo riusciti a portare a casa un eccellente risultato, di fatto il migliore dall'introduzione della prima risoluzione nel 2007, con 123 voti a favore in Assemblea Generale su un testo che contiene importanti avanzamenti rispetto al passato, tra cui in tema di impatto di genere dell'applicazione della pena capitale e diritti dei congiunti del condannato a morte, soprattutto in termini di informazione. Pensando infine ad un caso particolare di un paese che ha cambiato la propria posizione sulla pena di morte, anche grazie al nostro intervento, mi viene in mente il Libano, che è forse tra i casi di voto evolutivo di quest'anno quello più eclatante. Il Libano è un paese che prevede ancora la pena capitale nel suo codice penale, ma attua una moratoria de facto dal 2004.
Per questo motivo in passato si è tradizionalmente astenuto al momento del voto sulla risoluzione. Devo dire che da anni esiste un movimento della società civile, animato dall'ex ministro della giustizia Ebrahim Najjar, che milita a favore dell'abolizione della pena di morte. Quindi il tema è sicuramente molto sentito a livello di opinione pubblica. Da parte italiana c'è sempre stato, ed in particolare quest'anno, un lavoro capillare svolto tanto a New York quanto dalla nostra ambasciata a Beirut, che ha portato il Libano dalla consueta astensione al voto favorevole, in un anno peraltro molto, molto difficile per il paese. Un lavoro che ha tratto giovamento sicuramente anche dall'eccellenza delle nostre relazioni bilaterali con il Libano. Insomma, anche questo è un bel risultato di cui siamo fieri. Ringrazio Simona De Martino e ridò la parola ad Alberini per chiederle un altro aspetto del vostro lavoro. Oltre a questo impegno sulla risoluzione, qui al Ministero lavorate a stretto contatto anche con la società civile per portare avanti una campagna di sensibilizzazione internazionale con una task force di cui fanno parte alcune associazioni in prima linea in questa battaglia contro la pena di morte. Sì, la nostra campagna non è una campagna condotta solo insieme ai governi e alle organizzazioni internazionali, ma una campagna nata che si svolge insieme con il sostegno della società civile a livello internazionale e, per quanto ci riguarda, ovviamente a livello italiano. Quindi noi ci confrontiamo ad ogni passo e ci coordiniamo strettamente con le organizzazioni della società civile italiane maggiormente impegnate sul fronte della lotta alla pena di morte, appunto Nessuno Tocchi Caino, la comunità di Sant'Egidio e Amnesty International in Italia, attraverso questa appunto task force, questo comitato, Ministero Affari Esteri, società civile, che si riunisce a vari livelli e che quest'anno è stato presieduto dalla viceministra Sereni. Io ringrazio i nostri ospiti che ci hanno aiutato a fare un po' più di luce sull'impegno spesso non sotto i riflettori dell'Italia contro la pena di morte, e vi do appuntamento alle prossime puntate del nostro podcast. Vi ricordo, ogni mercoledì nuovi episodi su tutte le principali piattaforme e sul sito ansa.it. Un saluto e a presto.